L'ultimo fine settimana prima che il Veneto passi in zona arancione si aggrava a Venezia di altri due provvedimenti limitativi degli assembramenti. Alla conferma della regolazione dei flussi nelle aree della cosiddetta Movida, che prevede anche la possibilità di bloccare gli accessi in Riviera 20 Settembre, Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi a Mestre, Fondamenta degli Ormesini e della Misericordia, Campo Santa Margherita e l'area del mercato di Rialto a Venezia, si è aggiunto solo per la municipalità di Venezia anche il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di qualunque pubblico esercizio a partire dalle ore 15. L'ordinanza che abbiamo applicato a Venezia ha funzionato ieri e ci aspettiamo funzioni anche oggi. Abbiamo sicuramente l'arrivo di molte persone nella giornata di oggi, ma siamo pronti ad accoglierle, i locali sono pronti, nel rispetto delle norme, del distanziamento, mascherina sempre indossata quando appunto non si è seduti per bere. Con le limitazioni allo spostamento contenute nei provvedimenti anticontagio, Venezia città è diventata uno dei luoghi preferiti per le gite fuori porta dei veneti. Ma la concentrazione serale di tanti gruppi di ragazzi poco propensi a finire di bere alle 18 con la chiusura dei locali ha portato qualche problema sia a livello di assembramenti che di quiete pubblica. Ora non potranno più acquistare alcolici da consumare per strada, loro come nessun altro. Stiamo attenti perché il virus è tra di noi e quindi attenzione. Visitiamo Venezia, chiediamo di visitare le nostre bellezze, però sempre nel rispetto delle norme.